Il post in fabbrica, attenzione, il discorso di poco fa sulla formazione torna puntualmente nel mondo del lavoro. C'è a Roma, ci ha raggiunti il nostro Francesco Del Sio, che commenta il post in fabbrica, che ricordiamo RTL 102.5 realizza in collaborazione con Confindustria. Francesco, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno Francesco, oggi ci occupiamo di un'azienda leader in un settore, tra l'altro il nostro ospite è anche vicepresidente dell'Unione Industriali di Varese e, se non sbaglio, a ottobre ha incontrato tantissimi giovani, ma ne parleremo tra poco. Parliamo spesso di Varese, chissà perché. Chi è? Tiziano Barea, amministratore delegato di BTSR, che è un'azienda assolutamente leader nel settore, poi ce lo facciamo spiegare bene, anche della sensoristica per il tessile. Dottor Barea, benvenuto su RTL 102.5. Buongiorno a tutti, è un piacere essere qua. Oh, eccoci qui, eccoci qui. Allora, innanzitutto, siamo a Varese. Localizziamoci, certo. Bene, Varese città o siamo in un comune limitrofo? Siamo a Olgiatolona, provincia di Varese. Molto bene, che cosa fate? Partiamo da qui. Una bella domanda. Ma allora, BTSR significa Best Technology Study Research, quindi un'azienda tecnologica. Produciamo sensori, sistemi di controllo per la qualità e l'alimentazione dei filati nell'industria meccanotessile. Devo dire che è un, come dire, è un reparto, una zona, è un settore che, se uno non conosce la materia e il vocabolario, magari in radio rischia di non capire fino in fondo. Vogliamo spiegarlo un pochino meglio, anche perché voi avete all'attivo 500 brevetti e una conclamata leadership mondiale, cioè siete riconosciuti per il vostro know-how. Per chi proprio non, cioè, volesse parlare proprio da veri normal people, che fate in pratica? Ma se posso sintetizzare, semplicemente vendiamo idee che si trasformano in progetti, e se l'idea è creativa, è innovativa e progettazione è adeguata, il prodotto poi sarà sicuramente un prodotto di successo. Facciamolo ancora più facile, se abbiamo capito bene, BTSR produce degli elementi che, applicati a delle macchine, certo, macchine tessili in modo particolare, permettono all'industria tessile che produce, che so io, il maglione, piuttosto che dei prodotti sintetici, eccetera, eccetera, di far sapere se quella macchina funziona bene, funziona a regime, va al massimo delle sue possibilità, che problemi ci sono. Per rendere tutto più efficiente ci sono le creazioni informatiche di BTSR. È giusto? Sì, esattamente. Diciamo che non facciamo solo informatica. L'informatica a noi serve per controllare i nostri dispositivi che progettiamo e realizziamo in BTSR. I nostri sono dei sensori che vengono applicati a macchine tessili. Tessile oggi tutti pensano alla maglietta. Non solo. Tessile è molto tecnologico oggi. Tessile automotive, sicuramente. E poi tantissimo, non so, le ali dell'Airbus sono fatte comunque con materiali composite, fibra di vetro, fibra di carbonio, le pale per l'eolico, ma anche alcune applicazioni satellitari o anche garze per la chirurgia che si riassorbono. Quindi veramente tessile oggi è un tessile high tech, un mondo veramente tutto da scoprire. Si impara, si impara con il post in fabbrica del zio, perché magari uno, quando dice tessile, non pensa a tutti i mondi affini, no? A questo settore. Sì, e peraltro ci sono centinaia di migliaia di aziende in Italia, come queste, più piccole di questa, che non hanno un brand conosciuto al grande pubblico, ma che come BTRS in realtà sono dei generatori di tecnologia e quindi di formazione e quindi di competenze. Quindi questo è sicuramente un esempio di eccellenza che dobbiamo raccontare al meglio. Io volevo fare una domanda al nostro ospite. Uno dei progetti in cui l'azienda è impegnata si chiama Generazione d'Industria, giusto? Esatto, è un progetto che amo molto. Ho avuto l'onore e il piacere di seguire questo progetto dagli albori. Ed è un progetto molto interessante perché coinvolge imprese e scuola, fa effettivamente incontrare domanda e offerta, ed è veramente qualcosa di utile per il nostro territorio. Certo. Perché da parte nostra c'è la selezione delle 50 migliori imprese del territorio della provincia di Varese, ci sono 9 istituti tecnici, quindi tutti gli istituti tecnici della provincia di Varese, 11 istituti tecnici economici, che sono le ex ragionerie, non abbiamo bisogno anche di amministrativi, e questi ragazzi fanno uno stage molto interessante. Non è uno stage di orientamento di una settimana, due o tre, ma sono ben 2 anni di vera alternanza scuola-lavoro,
durante questi due anni i ragazzi di quarta e di quinta che si stanno preparando per entrare poi nel mondo del lavoro hanno modo di fare questa formazione due pomeriggi ogni settimana presso le nostre aziende. È un'esperienza che porta questi ragazzi a maturare notevolmente, è un'esperienza che porta le nostre imprese a, a saper apprezzare la qualità di questi ragazzi. È un progetto... Posso chiederle questo? Nell'incontro con questi ragazzi, no? Cioè nel parlare con loro, nel sentire anche quali sono, diciamo, i loro obiettivi, i loro desideri e la loro anche voglia di lavorare, che qualità di giovani lei ha incontrato? Cioè, secondo lei questa generazione, quella che lei incontra, questo mi pare che sia il quinto anno in cui fate Generazione Industria, cioè è all'altezza di un mercato che cambia? Allora, devo dire, quando ho iniziato questo progetto, la mia preoccupazione, e poi era un pochino il sentiment di tutti, è che la nostra scuola non fosse all'altezza dei tempi. Invece devo dire che ho scoperto che ci sono dei ragazzi veramente talentuosi che vengono formati in queste scuole, che a volte non vengono considerate per la qualità del lavoro che riescono a svolgere, perché tutti hanno in mente magari, diciamo, i licei. Invece la scuola tecnica porta veramente a una formazione molto approfondita. Io devo dire che per quanto riguarda per esempio le assunzioni nella mia impresa, ma vale anche per le 50 imprese che partecipano a questo progetto, io ormai da quei 5 anni tutte le persone che entrano in BTSR passano attraverso il progetto Generazione di Industria, e già un 20-30 ragazzi sono stati inseriti nella mia azienda attraverso questo progetto. Questo è importantissimo perché ci dice, vedete, questa è un'evoluzione ovviamente dell'alternativa scuola-lavoro, un'evoluzione molto forte perché dura due anni, ci dice che quando, è il discorso che facciamo prima, quando i ragazzi si formano bene i risultati arrivano, quando ci si ferma alle chiacchiere, alle enunciazioni si rischia di non risolvere nulla. La nostra azienda BTSR cerca ancora nuove forze, diamo subito un numero se ce l'abbiamo, quanti? Allora, per quanto riguarda le figure con il livello di perito elettronico abbiamo questo progetto e quindi non abbiamo bisogno di niente perché già abbiamo sei ragazzi all'attivo già in questo momento che stanno facendo stage presso di noi. Per altri stiamo avviando dei progetti con il Politecnico con cui anche collaboriamo di Milano e stiamo cercando due ingegneri elettronici. Due ingegneri elettronici. Fermiamoci un attimo perché diamo a coloro i quali sono all'ascolto in questo momento l'indirizzo per poter inviare la propria esperienza professionale e tentare di contagiare ovviamente il nostro interlocutore, che è www.unimpiego.it/ilpostinfabbrica. Lo ripetiamo, www.unimpiego.it/ilpostinfabbrica. Il nostro paese, come dire, pullula di giovani ingegneri del zio. In realtà no. Purtroppo. Non pulliamo, anzi siamo molto carenti di giovani ingegneri, siamo carenti di tecnici specializzati, questo ce lo diciamo in ogni puntata. Il modello di Generazione d'Industria è il modello dell'alternanza scuola-lavoro che dovremmo adottare in realtà in tutte le aree, in tutte le regioni in cui abbiamo un'industria manifatturiera, elettrotecnica, eccetera, così sviluppata. Pensate, due anni in cui i ragazzi fanno la spola tra la scuola e la fabbrica, capiscono cos'è la fabbrica, si formano sul campo e poi scelgono loro, non solo l'azienda, se proseguire quell'esperienza o meno. Questo ci fa capire che la formazione non è una scelta, ma è una meravigliosa necessità. Vorrei tornare su questo e farti una domanda a te e al nostro ospite, a Barea. Cioè, in realtà io ho letto recentemente sul Sole 24 Ore che ci sono ingegneri che non sono specializzati, cioè ci sono ragazzi che tentano questa strada ma poi mollano sulla specializzazione. È così o è inesatta questa informazione, Barea? Ma allora, io ho intervistato molti ragazzi, giovani ingegneri, e devo dire che non sempre riesco a trovare le qualifiche che cerco. Ah, ecco, vedi. Perché vedi, vero. Non basta essere ingegneri. Ingegneria è tanto, esatto, non è molto aperta, tutto e niente. No? È largo, poi dipende che tipo di ingegnere cerchi, no? Può esserci l'ingegnere che è bravissimo ad eseguire ciò che tu gli richiedi, è più difficile trovare ingegneri creativi. La creatività è una cosa che non è facile insegnare, è una cosa che hai dentro e quindi questo rende più difficile la ricerca in questo senso. Noi
in BTSR diciamo che spendiamo circa 7-8% delle nostre risorse sul nostro fatturato dedicate alla ricerca e sviluppo, quindi un investimento importante, e cerchiamo appunto ingegneri elettronici e a volte anche meccanici molto creativi. C'è da dire, c'è un aspetto, e credo siamo arrivati al punto, è polemica di questi giorni, io quando l'ho letto ho detto evidentemente ascoltano il mercoledì RTL 102.5 e anche il martedì mattina, Confindustria Cuneo, se non sbaglio, vero Francesco? Sì, esatto. Buttato non un pietro, un masso nello stagno dicendo ragazzi, oh, va benissimo andare al liceo, andare all'università, ma noi abbiamo bisogno anche di periti, esattamente come ha detto il dottor Barea questa mattina a RTL. Apriti cielo, Francesco. Appena allora, l'ha Fulvio, detto, c'è stata la rivolta. Ma diciamo anche che l'idea del nostro programma con Giovanni Brugnoli, vicepresidente di Confindustria, con Lorenzo Suraci, il patron di RTL, è nata esattamente da questa idea: che non tutti debbano fare per forza l'università, che molti possano utilmente fare formazione professionale e immettersi subito nel mercato del lavoro. Lo ricordiamo. Questo è l'invito che abbiamo fatto già all'inizio della prima puntata del Post in Fabbrica, e devo dire, senza appunto farci complimenti da soli, questo è l'unico programma che mette insieme appunto la voglia di molti ragazzi di lavorare a dispetto ai loro studi universitari, e anche chi invece si è formato in università magari mettendo insieme il proprio know-how con delle esperienze dirette fatte in alcune aziende come quelle che abbiamo citato, stiamo citando questa mattina. Tiziano Barè è il nostro ospite, tra poco ci sarà la seconda parte del Post in Fabbrica. Full. Proprio così, e guardate, non bisogna essere schizzinosi, punto primo, bisogna abbattere le barriere mentali, non è che se un ragazzo non va al liceo è un cretino, assolutamente. Scusate se parlo molto chiaro, ma per molte famiglie c'è questo problema, dottor Barea, riprenderemo tra poco anche su questo, non c'è nulla di disdicevole nell'andare negli istituti tecnici, anzi, e non c'è nulla di disdicevole nel dire che ci mancano periti. I tedeschi ne formano 10 volte quelli che formiamo noi. Siccome i tedeschi non sono scemi, sono tante cose ma non sono scemi, forse gli scemi siamo noi. Perdonate se sono un po'. Hai ragione, no, è chiarissimo quello che hai detto. Il nostro ospite Tiziano Barea, che guida un'azienda che sviluppa sensoristica per il tessile con l'attivo 500 brevetti e una conclamata leadership mondiale, cerca due ingegneri, lo appena annunciato dai microfoni di RTL 102.5. Però, caro Fulvio, come sai, c'è l'appuntamento imperdibile con il profilo. Lo so. Che ci segnala. Ho paura. Io lo perderei stavolta. Come no? Io lo perderei. No, ma perché è un appuntamento ragazzi, fisso. Questa volta davvero meglio lasciar perdere. Passo. Perché? Passo. No. Leggici la prima regola per accedere a questa professione. Allora, devo fare una premessa. L'ispirazione del profilo del perfetto addetto, diciamo così, di BTSR è legata all'idea, al concetto del filo. E quindi beccatevi queste quattro caratteristiche. Il perfetto profilo per BTSR non perde mai il filo, elabora soluzioni cucite addosso al cliente, naturalmente, ha stoffa ma non si sente già arrivato, e soprattutto dell'azienda incarna la filosofia. Ma chi l'ha scritta? Allora, Balsamo. Attribuiamo a Balsamo ciò che è di Balsamo. Esatto. Possiamo chiedere però anzi nostro... direi che Confindustria non c'entra nulla, ecco, con questo, se mi posso permettere. Sono troppo seria come istituzione per questo tipo di schede. Questa azienda invece possiamo dire che va oltre ogni tipo di filo, anche fili rossi, immagino, Barea, no? Sì, noi controlliamo tutti i fili, dal tessile ai fili metallici per la componentistica elettronica, quindi un filo conduttore che porta a realizzare prodotti ad alta tecnologia. Che generoso il nostro ospite, ha accolto questa provocazione anche se insensata, Fulvio, no? Ma non ne diamo un bacio in fronte ad Alfonso Balsamo, del resto, poveraccio, che dovete fare? Ha dei problemi calcistici ultimamente, lui lo sa, io e lui in questo ci confrontiamo. Ma torniamo, perché guardate, l'esperienza di Tiziano Barea è illuminante per le mamme, i papà e i ragazzi all'ascolto. Torniamo a quella storia degli istituti tecnici, dei periti, dell'Italia che se vai al liceo ti guarda in un modo, se non vai al liceo ti guarda in un altro. Prego, perché è veramente istruttivo. Credo che sia un grosso errore. Per esempio, molti ragazzi che passano da noi col progetto Generazione di Industria terminano lo stage dopo il quinto anno e decidono di proseguire per l'università. Ma non significa che tutti debbano essere ingegneri, avvocati o... Il nostro paese ha bisogno tantissimo di persone competenti, con grande competenza tecnica e che sono appassionati al proprio lavoro al punto che decidono di iniziare a lavorare anche appena dopo le scuole superiori. A 18 anni. Come lei?
Io per esempio ho fondato la mia azienda BTSR, ai tempi era Barea Tiziano Studi e Ricerche, banalmente. Poi l'ho convertita in Best Technology Study Research perché era che più internazionale, fa più figo. E io ero un perito elettronico, poi volevo fare ingegneria elettronica, però bruciavo dal desiderio di creare qualche cosa di mio. La mia passione era ed è tuttora l'elettronica, e quindi sono un po', diciamo, un ingegnere autodidatta. Mi confronto con i miei ingegneri in azienda senza timore di competenze, di conoscenze, e ho molti altri periti elettronici in azienda che fanno lo stesso, quindi non dovete aver paura. Il perito elettronico e comunque la scuola superiore vi porta già ad un livello molto importante, e se sei veramente appassionato magari desideri e bruci dalla voglia di fare lavorare. E a volte puoi fare molto di più così che non proseguendo con una laurea. Dipende dalla persona, sempre. Posso farle questa domanda? Perché con Fulvio e Giusi poco fa abbiamo fatto un ragionamento, che stendo anche a Del Zio, sulle generazioni passate, cioè sul fatto che fossero, diciamo, più colte, più formate, più ironiche, ma al tempo stesso che diciamo l'esperienza personale fosse, diciamo, il leitmotiv del loro talento, cioè il fai da te, anche l'essere autodidatta. Oggi forse questo, Barea, viene valorizzato meno dalle aziende, cioè in realtà ti chiedono un curriculum, ti chiedono gli studi professionali, cioè il fai da te non è molto apprezzato, sbaglio? Beh, diciamo che un titolo di studio di base è fondamentale, cioè almeno 5 anni della superiore è quello che anch'io chiedo sempre come minimo, diciamo, competenza. E poi a volte trovo dei periti elettronici che valgono più di ingegneri elettronici, per cui tutto è molto relativo. Io dico sempre: passione, costanza e determinazione portano sempre al successo. Veramente, se una persona è appassionata in quello che fa, non ha limiti e confini, potrà esprimere sicuramente tantissimo, indipendentemente dal fatto che abbia una laurea. È così, Del Zio? È un ragionamento molto interessante, anche quello sulle generazioni che facevate, sapendo che in realtà l'Italia ha costruito le sue fortune negli anni 60, a partire dagli anni 60, con degli operai che fuggivano dalle loro fabbriche, si mettevano in proprio e creavano la grande impresa manifatturiera italiana. Oggi questo fenomeno non c'è più, la nostra industria manifatturiera si rigenera, diciamo, per linea ereditaria soprattutto, non per creazione. Abbiamo però una buona capacità di creare start-up. Che cosa manca in tutto questo sistema? Mancano purtroppo buone scuole di formazione, manca soprattutto orientamento per i nostri ragazzi, è il vero scandalo italiano, dovrebbero farlo le regioni, dovrebbero farlo le camere di commercio, non lo fa nessuno, le famiglie sono spesso abbandonate, lasciate sole a se stesse, non si può pretendere che un genitore sia onnisciente, e quindi abbiamo alla fine talenti sprecati. È vero, onnisciente no, però noi ci rivolgiamo sempre tutte le mattine, mica solo il mercoledì, caro Barea, alle mamme e ai papà, perché non onnisciente, ha ragione Francesco, però tutti abbiamo il dovere da genitori di guardarci intorno e non fermarci al "hai sentito dire", alle abitudini dei nostri genitori. Sono passate magari 2 generazioni, ma non possiamo replicare, non possiamo essere così pigri. Per esempio, c'è un amico, e vorrei tornare, che via SMS ci stimola, ci critica, e risponderà Tiziano Barea: sento troppa enfasi sull'argomento alternanza scuola-lavoro, lei lo sa, appena si tocca questo nervo scoperto. Secondo lui non serve a niente. La vostra esperienza? No, questa è una grave affermazione, secondo me. Io lo posso dire perché ci sono passato. Ai miei tempi, quando facevo le scuole superiori, io avevo un grande desiderio di poter entrare in un'azienda, capire, imparare e mostrare ciò che io in quel momento già ero in grado di esprimere. E io credo che chi fa elettronica, comunque, per esempio, o meccanica, lo fa di solito non così a caso, ma lo fa per passione. E quindi una delle caratteristiche che sicuramente portano questi ragazzi nel mondo del lavoro deve essere prima di tutto la passione. La mancanza di connessione tra la scuola e l'impresa credo che sia stato un grave errore per tanti anni. Le scuole tecniche e professionali sono nate ai tempi dall'industria per le imprese, e poi ci siamo dimenticati, sganciati completamente. Dipende molto da territorio e territorio, perché certo. Per esempio voi nel Varesotto questo progetto Generazione d'Industria, che è arrivato al quinto anno,
fatto in collaborazione ovviamente con gli istituti tecnici ed economici del territorio, insomma la dice lunga rispetto alla qualità di questi istituti, nel senso che sono istituti che si sono, come dire, hanno subito aderito a questa iniziativa. In altre zone d'Italia magari questa adesione è più latente, ecco, si può dire, no? Allora io non ho esperienza, sì, lo dico, altre sono, regioni. Sono del sud, è una realtà che conosco molto bene. Ed il problema c'è. C'è il problema. Però c'è. Devo dire che è sempre legato alle persone, perché noi abbiamo iniziato questo progetto quando ancora l'alternanza scuola-lavoro non esisteva neanche, non se ne parlava assolutamente. È nato e l'abbiamo confezionato in questo modo anche perché io ho cercato di dare questo taglio, cioè dei due anni, gli ultimi due anni di esperienza presso l'impresa, perché era ciò che avrei desiderato fare io e perché era ciò che avevo già facevo con un istituto tecnico del mio territorio, dove ho scoperto che parlando con il direttore scolastico, dirigente scolastico e con i professori, erano aperti a questa collaborazione senza che ci fosse una legge che li obbligasse. Certo. Quindi bisogna anche parlarsi. È facile anche per un'impresa andare semplicemente in un istituto tecnico e dire: mi piacerebbe offrire una collaborazione in questo senso, perché non mi date dei ragazzi, me li selezionate voi e io li formo. Ecco, e possiamo dire, se un dirigente non vi ascolta, ci sta, siamo mica tutti uguali, in un'altra scuola. Si va in un altro istituto. Esatto, non è mica finito il mondo. Assolutamente. E i vostri ragazzi lavorano tutti a 18 anni, quelli non certo. Sono balle, queste non sono balle. Tutti i ragazzi che fanno questi stage hanno sicuramente un posto di lavoro quasi garantito, perché dopo due anni, se l'impresa ha bisogno di qualcuno, sicuramente è quel ragazzo o quei ragazzi che sono lì, e se anche non succedesse avrà fatto comunque un'esperienza importantissima che potrà spendere in qualunque colloquio, incontrando altre imprese. Che il posto in fabbrica di Delzio in collaborazione con Confindustria ed RTL 102.5 dà modo magari anche a chi ascolta, non so, presidi, professori che sono all'ascolto, di mettersi una mano sul cuore e dire: sai che c'è, se mi propongo una cosa del genere, delle industrie, delle fabbriche, del luogo in cui lavoro, accetto. Bravo Pierluigi, bellissimo messaggio di mettersi in discussione, forse, no? Più che una mano sul cuore. Io volevo approfittare della presenza con noi di Barea per raccontare in 20 secondi il settore del meccanotessile, perché è un settore in cui l'Italia è leader. Pensate, l'Italia è il quarto esportatore mondiale di macchine tessili, abbiamo una quota del mercato globale dell'11%, esportiamo in Cina, in India e in Turchia. Quindi questo è un patrimonio industriale del paese da preservare, da coltivare. Siamo bravi. Tiziano Barea, complimenti. www.unimpiego.it/ilpostinfabbrica, cercano due ingegneri, in bocca al lupo. Crepi, grazie a tutti e buona giornata. Grazie del zio. A mercoledì prossimo.